Volevo dire, noi cogliamo l'invito della collega Baglio, che è propositivo ed è positivo, per cui la maggioranza voterà sì a questo ordine del giorno. Volevo fare alcuni chiarimenti anche rispetto all'ultimo intervento, e anche agli interventi precedenti. Io vedo che, insomma, le persone che magari sono state elette col Movimento 5 Stelle, che ora stanno nel gruppo misto o con altri partiti, fanno presto a cambiare forma mentis. Devo dire che un percorso partecipato, il tavolo di confronto di Botta, non è la delibera che passa nei municipi, ovviamente stiamo parlando di altro, era proprio un tavolo di confronto con le parti istituzionali del municipio, per capire quali erano le aree che il municipio stesso accoglieva o non accoglieva. Allora, su quest'area c'è stato un attimo, mettiamola così, adesso non voglio ripetere tutto quello che ci siamo detti, non si sono capiti, non lo so, però diciamo che la maggioranza ritiene che sia stato proposto e sia stato, anzi, a dire il vero, l'assessora l'ha spiegato molto bene, che sono state vagliate anche altre aree, ma quel territorio è particolarmente complesso. Dover trovare un'area che sia urbanisticamente adeguata per poter fare un centro di raccolta. Però siamo d'accordo con la collega Baglio che se fino ad oggi le situazioni si sono incastrate in modo tale che a oggi nella delibera, e oggi la votiamo questa delibera, non c'è a questo punto un'area per l'ottavo municipio, bisogna assolutamente fare uno sforzo di ulteriore analisi, cercare di ulteriormente capire dove si può arrivare a risolvere questo problema e dare un'area al municipio ottavo e ovviamente che in questo contesto se dovranno essere valutati anche altri centri di raccolta per altri municipi è ovvio che si farà un ragionamento unico. Per cui cogliamo l'invito della collega Baio e la maggioranza voterà sì a questo ordine del giorno. Grazie.